Sveglia Lab, stamattina andremo in Sudan. È una giornata molto lunga, quindi ci serviranno tutte le ore disponibili. Andiamo a prendere il traghetto ora da qui, che parte, funziona soltanto alle 6 alle 8 e speriamo, beh, io vorrei di farsi anche un bello shampoo. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Deve andare. Purtroppo sì. Che schifo. Che schifo. Prima notte qui al tempio di Abu Simbel, scusate, ho ancora la faccia schiacciata, poggiata sul cuscino. E un po' dopo l'alba, lì sono i due templi, andiamo a vedere da qualche giorno. E niente, bellissimo, vogliamo fare un video perché oggi è l'ultima mattinata che potremo vederla, nonostante dormiremo qui ancora altre 2 notti, perché domani andremo a visitare i templi e dopodomani andiamo a prendere il traghetto che andrà dall'altro lato per continuare verso il A che sud ora? alle 6, tutto alle 6 qua la mattina, come piace a me. Il tuo tempo preferito. Abbiamo trovato questo posticino qua che è dopo il parcheggio, lì ci è stato consentito di poter dormire, però troppo sporco. L'abbiamo visto qua, quindi ci siamo spostati un po' più giù e siamo stati tranquillissimi. Un miliardo di zanzare, però fortunatamente riusciamo a cacciarle via prima di andare a dormire, poi ci viviamo dentro con le zanzariere. Che tecnica? Tecnica di Vera, tecnica di Vera, brava amore, brava, brava. Panoramica, vai, una bella panoramica, mi sposto perché sono bruttissimo stamattina, più brutto No, del tu sei normale. bello, più bello di Sì, panorama. una volta. Come si chiama lago? Nasir. Nasser. Là ci sono i due templi di Abu Simbel. Là è parcheggio. Qua è Qua è Totò. Uno dei pochi wild camp, diciamo, in semi-wild, semi-wild, semi-selvaggio, in Egitto. perché tanto per cambiare mi ritolgo gli occhiali, si vedo meglio. Stamattina, tanto per cambiare, è venuto il poliziotto alle 6 qualcosa. Tu, sì, siamo in due, stiamo dormendo. Grazie per la sveglia. Buona giornata. Cinque e mezza della mattina, non c'è nessuno, solo noi. Un po' assonnati, però chi prima arriva meglio alloggia. Amore, dove stiamo andando stamattina? Stiamo andando a vedere i templi di Abu Simbel. E sono i templi di chi? Di Ramses II, dedicato ai dei e anche a sua
meravigliosa, bellissima, è più preferita moglie Nefertari. La più preferita. La più preferita. Delle come io. Delle otto. Ed è una delle quali ha concepito 200 figli, giusto? No, dicono, si pensa che ha avuto 8 mogli e intorno a 200 figli, che non so se è possibile, non con le mogli. Probabile, sì. Molto bello. Davvero molto bello. Ci sono dei turisti francesi con un pulmino sono venuti e sono tutti lì al tempio di Ramses, quindi noi ci vediamo all'altro tempio, poi quando loro verranno qui dovremmo averlo tutto per noi. Oh, uno ci prova. Amore, hai avuto uno dei due templi soltanto per te, dai, fai la storia e poi ti faccio la fotina. Meglio qualcosa che niente. Meglio 50% di qualcosa che 100% di niente. Anche gli uccellini sperando che non caghino. Ci siamo riusciti. Andare a vederlo dentro, no? No. No? Andiamo. Ti piace fuori? È molto impressionante da fuori, specialmente pensando che ogni pezzo di tutto questo tempio è stato tagliato, smontato e portato qua. Incredibile. La cosa che lascia più impressionati è il fatto che questi templi sono stati spostati, perché la loro posizione originale era 50 metri sott'acqua. Questo qui è il lago Nasiro, o meglio l'espansione che fu fatta negli anni 60, dove quindi creando questa diga il livello del Nilo aumentò. Allora l'UNESCO per salvare questi templi decise di spostarli 65 metri più in alto. E letteralmente furono tagliati ogni tempio in grossi blocchi di circa 3 tonnellate l'uno. 1000 passa per il tempio di Ramses e circa 800 per il tempio di Nefertari. Alcuni tratti furono addirittura segati a mano, bisogna fare molta attenzione. Ci vollero 4 anni e l'UNESCO pagò 36 milioni di dollari per fare questa impresa. Dimenticavo, parteciparono 50 paesi. Stasera è l'ultima sera in Egitto e abbiamo deciso di concedersi una cosa più speciale, di andare in un ristorantino locale, perché questo ne hanno qua. Hanno soltanto 2 cose nel menu, pesce o carne. Pesce vogliamo provare perché viene dal lago Nasir, dal Nilo, quindi vediamo che tutti lo mangiano, è pieno di locale, è una cosa buona. Wow! Wow. Sono arrivati con Antonio, pure il piece di resistenza, ce la fa tutti e 2 grigliati, dai! Wow. Amore, cosa abbiamo? Abbiamo pesce grigliato, abbiamo riso, abbiamo insalata, abbiamo hummus. Tahini. Tahini, tahini. E non vediamo ora di assaggiarlo. Amore, allora com'è il pesce? Wow, guarda qua, lo puoi vedere quanto è sugoso. Sugoso. Pesce... sembra che con aglio, con succo di aglio. Questo è il pesce di Cleopatra. Wow, buonissimo. Vero,
vero. Penso lei mangiava da Mar Mediterraneo, perché è da Alexandria, ti ricordi? Alessandria. È successo, c'è stato un piccolo incidente di percorso. Volevamo uno scoppiando. Volevamo uno grigliato e uno fritto. Pesce, sì. C'era portato due grigliati, questo è uno che è imbottito con peperoni, pomodoro, cipolla, coriandolo, buonissimo. E l'ho mangiato tutto. Questo è mio e alla fine me l'ha detto, me ne fai anche uno fritto. Un pezzettino ci ha dato il pesce intero fritto, quindi tutto buonissimo. Onestamente, qualità, prezzo, bellissima. Non ci aspettavamo di essere così buono. Veramente, $5 per un piatto, con pesce incluso, riso, tahini, tutto buonissimo. Bravissimo. Spiglia l'alba, stamattina andremo in Sudan. È una giornata molto lunga, quindi ci serviranno tutte le ore disponibili. Andiamo a prendere il traghetto ora da qui, che parte, funziona soltanto alle 6 alle 8 e speriamo bene. È ora di farsi anche un bello shampoo. Prendiamo la nave. Forse. Il ferry. Forse. Andiamo là, andiamo dai militari, chiediamo che dicono. Non lo so dove. Arriva il traghetto. È vera, si fa il caffè. Beve il caffè, l'ha fatto prima. E come no? Il prezzo della traversata sul Nilo costerà 100 sterline egiziane, quindi poco più di 3 euro. Per un'ora. Non c'è male come una piccola crocierina sul Nilo. Sì, bello, bello, bello. Ci andava bene. Ultima è stato tanto tempo fa. Sì. Come funziona questo traghetto, questa chiatta? Ha la capacità di circa 6 camion con rimorchio e parte quando si riempie. Quindi puoi stare qui un'ora, come puoi stare qui tutta la notte e partire la mattina dopo. Quindi conviene sempre venire qui la mattina presto perché c'è più traffico. Salam aleikum. Posto in prima fila. Gli hanno dato anche il posto sotto la benzinina. Siamo al fresco. Perfetto. Andiamoci a fare il giretto del ferry. Salam aleikum. Andiamo a prua. Bello, eh? Titanic. No, per piacere, amore, non ha avuto una buona fortuna. Ok, quando vai in questi paesi, diciamo, un po' più poveri così, è complicato viaggiare, però poi ci sono tutte queste esperienze che fai, perché le norme di sicurezza vengono un po' dimenticate, ed ecco che siamo qui sulla punta della piattaforma del traghetto sul Nilo. Non ci sono transenne, niente, protezioni e possiamo praticamente viaggiare proprio sopra l'acqua. È bellissimo. Direzione poppa. Non c'è male. Devo dire, non c'è male.